nuovo video. Oggi video di prodotti finiti. C'è un po' un misto, non è tantissima roba, fortunatamente, perché sto cercando di smaltire delle cose che ho aperte da un po'. Però devo dire che sono brava perché sto resistendo, alla tentazione di aprire prodotti nuovi che voglio provare e voglio veramente prima, terminare, quelli che ho aperti in questo momento. Devo dire che ci sono categorie di prodotti che mi vanno via come il pane, altri che invece mi durano tantissimo e forse anche per quello che poi dopo un po' mi stufano e vorrei cambiarli perché mi piace proprio cambiare. Però devo dire che sono abbastanza soddisfatta perché vedo che riesco a consumare tutto, non faccio sprechi. È successo che ho lì una crema da un po' aperta che dovrei cestinare, però aspetto a farvela vedere perché in realtà adesso sto cercando di terminarla usandola come maschera. Poi vabbè, ve ne parlerò. Comunque, tornando a noi, vediamo subito che cosa ho finito. C'è un po' un misto di prodotti. C'è anche un extra che non c'entra niente, però vabbè, una tisana, che è questa qui di l'erborario, che si chiama Sedanerv. È una tisana biologica, questa è la confezione, la scatola, diciamo, dove dentro c'erano 20 bustine. Questa l'ho acquistata perché, siccome avevo dei problemi di insonnia, una mia amica mi aveva consigliato di comprare la tisana al tiglio e non riuscivo a trovarla in erboriste, cioè nell'erboristeria dove ero stata non c'era e mi fa prova andare all'erborario, vabbè, avete capito, che mi diceva insomma che c'erano queste tisane. Effettivamente c'era il sacco, diciamo, con proprio l'erbettina, le foglie, diciamo, in versione così sfusa, oppure c'era questa qui che è un mix, in realtà non è solo tiglio, ma è un mix di erbe, che dovrebbero essere appunto un po' sedative, diciamo così, dovrebbero facilitare comunque il sonno e calmare, rilassare, già in bustina, quindi un po' più pratiche. Questa in particolare contiene escolzia, che non so cosa sia, camomilla, tiglio, biancospino, passiflora, anice stellato, basta. E allora devo dire che io non ho trovato granché di differenza, nel senso che credo che qualsiasi tisana, a meno che vi fate la liquirizia, allora sia comunque un qualcosa che va un pochettino a calmare, a sedare la sera, a rilassare, il fatto che comunque è calda, e è un po' un qualcosa che tranquillizza, no? Dà quell'idea di relax. Però sinceramente non ho notato chissà quale effetto benefico effettivamente per il sonno, cioè non è che mi bevevo questa e mi addormentavo. No, sì, era piacevole, rilassante, però per il prezzo che ha io vi dico non la riacquisterei perché una confezione con 20 bustine costava tipo 5 euro qualcosa e secondo me è tantissimo. L'ho acquistata proprio giusto perché ero curiosa di volerla provare ed era proprio un periodo dove non riuscivo a dormire e per cui dovevo trovare una soluzione. Quindi mi sono detta, vabbè, investiamo questi 5 euro, proviamo sta cosa che se funziona tanto meglio. Però no, non la riacquisterei perché sinceramente ci sono in commercio delle ottime tisane, buonissime, con magari anche più o meno gli stessi ingredienti, si possono trovare assolutamente. Al DM c'è una vastissima gamma di tisane di tutti i tipi e di diversi brand con prezzi sicuramente inferiori a questo. Quindi io purtroppo questa mi spiace, ma non la riacquisterò. Poi ho terminato, anzi abbiamo terminato uno shower gel, questo qui di questa linea di Biolis Nature, che è un brand biologico che potete reperire da Tigotà. E questo ha il 98% di ingredienti naturali, è al tè verde ad azione tonificante. 12 mesi di PAO, no, parabeni, siliconi, bla 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 bla.
mi è piaciuto, aveva una buona profumazione delicata, leggerina, non troppo invadente. La abbiamo utilizzato appunto in due, cioè sia io che Nicola. La profumazione appunto non è troppo forte, delicata, vabbè, di tè verde, anche se se non ci fosse stato scritto probabilmente non avrei percepito che era tè verde, però vabbè. E sinceramente senza infamia, senza lode, nel senso che non è che mi ha sbalordito, normalissimo bagno doccia in gel, quindi comunque una consistenza che non faceva neanche troppa schiuma. Sì, lavava bene, normale, cioè senza infamia, senza lode, assolutamente. Non mi ricordo il prezzo, non lo so, cioè non credo che se io lo vedo sugli scaffali lo riconosco e dico wow, questo mi era piaciuto tantissimo. Cioè se dovessi trovarlo in offerta e sto cercando un bagno doccia biologico e lo vedo a un buon prezzo, magari sì, lo ricompro, però non perché mi abbia fatto impazzire, cioè sinceramente normale. Poi ho finito il mio amatissimo deodorante di Balea, questo qui è il Fruit Passion. Questo, come sapete, li vedete praticamente, non questo in particolare, ma in generale questa tipologia di deodoranti, in praticamente tutti i miei video di prodotti finiti, perché li adoro. Ogni volta che vado ne acquisto almeno uno e mi piacciono molto. Come vi ho detto più volte, non sono ripetitiva, però insomma questo è, non tanto come deodorante in sé, perché comunque come protezione è una protezione che non è un'altissima protezione contro il sudore e le puzze, diciamo così. Non è assolutamente una durata di 24 ore come indicato qui, ma secondo me arriva forse a 12, a metà. Dipende tanto anche da quanto sudate e insomma dal vostro pH, dalla vostra pelle, è molto soggettivo secondo me. Ma il motivo per cui mi piacciono questi deodoranti è per le profumazioni, e quindi io li vado a utilizzare appunto un po' come quasi se fossero delle acque profumate. Quindi continuo a ricomprarle perché mi piacciono molto, ma per questo motivo. Sto testando anche comunque degli altri deodoranti, perché ho passato un periodo dove non mi bastava la protezione di questo in estate. Adesso vabbè, già va un po' meglio, ma se magari mi trovo in un ambiente chiuso al lavoro, fa un pochettino più caldo, o magari addosso delle cose sintetiche che fanno un pochettino più sudare, più puzzare, mi rendo conto che questo da solo non mi basta. E quindi stavo testando degli altri prodottini. In particolare ne ho uno qui che ho tra l'altro appena comprato, di Yves Rocher, che ho provato da mia mamma e mi è piaciuto tantissimo, ed è il deodorante freschezza al melograno, che è questo qua. Costa un fottio, perché costa veramente, no, non tanto, però 4 euro li costa per 50 ml, abituata magari agli euro, l'euro, 2 euro di questi, capite bene che questo costa il doppio, pur essendo tra l'altro molto meno, perché questi sono 200 ml e questo sono 50. Però mi era piaciuto molto e quindi ho detto lo acquisto. Un altro che mi piace tantissimo sono quelli di Just, ma quelli costano ancora di più perché costano 15-16 euro, però quello è il top a livello di durata effettivamente di protezione contro il sudore. Comunque ne parleremo in un altro video. Devo dire che questi comunque a me continuano a piacere e continuo a ricomprarli, quindi promosso sicuramente. Poi, sempre di Balea, ci sono un pochettino di cosette del DM qua, giustamente acquistando tanto vedete anche tante cose finite. Un prodotto finito sono questi cerottini nasali al carbone per pelli impura. All'interno della confezione ci sono tre pezzi, costa 2 euro. Devo dire che io di queste ne ho provato solo uno, perché gli altri li ha utilizzati Nicola. È un prodotto che più che altro acquisto per lui, perché su di me in generale non fanno molto, ma qualsiasi tipo, non questi. Questi comunque sono ottimi, validi, vedi che quando comunque si rimuovono c'è effettivamente il segno sul cerottino del sebo catturato dal poro del naso, quindi comunque funzionano.
ma non chissà quanto, ecco, sì, sicuramente vanno a pulire un pochettino la zona, però non vanno tantissimo in profondità, quindi sicuramente la parte superficiale sì, però il poro poi rimane comunque aperto e nel giro di poco si sedimenta lo sporco, quindi continuo ad acquistarli perché Nicola si trova bene, per lui dice che insomma funzionano, vanno bene, per me in generale come prodotto non è una cosa che mi entusiasma più di tanto, ecco, lo trovo un po' così. Quando l'ho testato ha funzionato, nel senso che c'era, effettivamente si vedeva in rilievo l'impurità tolta, forse mi aspettavo di più, ma forse sono io che non ho così schifo nel naso, nei miei pori da rimuovere, quindi forse probabilmente per quello. E infatti lui che magari invece ha qualcosina di più si trova bene e gli sono piaciuti, quindi io continuerò a riacquistarli per lui. E niente, diciamo che questi, sia come prezzo che come risultato, mi ricordano un pochettino quelli di Essence. E infatti, sono le due tipologie che se mi capita di trovare riacquisto, perché secondo me hanno un piccolo prezzo, ma fanno quello che devono fare. Quindi, comunque, promosso, diciamo così. Poi ho terminato una maschera. Allora, questa è una maschera sempre di Balea, giustamente, ed è una maschera viso idratante in tessuto al profumo esotico. Questa era la Copacabana, acquistata, boh, forse quest'estate in realtà questa. Sì, non è una di quelle vecchie, ma perché ne avevo acquistato più di un pezzo, quindi sapete che prima tendo a smaltire quelle di cui ho almeno due pezzi. Quelle che invece sono in edizione limitata, ne ho soltanto una, sono lì che chissà mai se le utilizzerò perché mi piange il cuore, però non devo neanche lasciarle scadere, per cui tra l'altro devo farvi il video sulle maschere perché ne ho un'infinità, tant'è che mi sono resa conto l'ultima volta che sono stata al DM, il video non l'avete ancora visto, ma ho comprato un sacco di maschere e non sapevo più dove metterle, nel senso che le due scatole che ho sono piene e basta, quindi mi sa che adesso non ne posso più comprare perché sennò dove le metto? Boh. In realtà, conoscendomi, credo che se capiterò al DM e vedo un'altra edizione limitata, un'altra mascherina che mi ispira, anche se ne ho tante, la comprerò lo stesso, credo. Comunque, vabbè, queste mascherine. Allora, questa in particolare aveva un tessuto abbastanza spesso, ben imbevuta, tant'è che l'ho utilizzata due volte. All'interno, in realtà, c'è ancora del siero che credo che andrò a utilizzare poi stasera, giusto per terminarlo, non mi piace sprecarlo, quindi quello che c'è all'interno lo strizzerò per bene. E lo andrò a utilizzare. Una cosa, non so se è un problema mio, ma questa mi ha causato dei rossori sul viso. Non mi è mai successa con nessun'altra maschera Balea. Quindi quel giorno che l'ho utilizzata ero particolarmente stressata, irritata, accaldata. E già quando mi ero struccata avevo il viso molto molto rosso, molto accaldato. E quando ho messo la maschera è come se avesse reagito e mi sono subito arrossata e mi ha fatto anche un pochettino di bruciore, cosa che non mi è mai capitata. L'ho tenuta comunque in posa il tempo necessario, quando poi l'ho rimossa ho visto che avevo la faccia effettivamente rossa. Ho messo subito una bella crema idratante lenitiva e il problema poi è passato in pochi minuti. Però, insomma, ve lo segnalo perché non so se è capitato anche a voi, quindi è un problema di maschera, di ingredienti magari di questa maschera, o se era la mia pelle che quel giorno stava messa così. Questa dice che è arricchita con acqua di cocco e olio di mandorla per una pelle setosa. Sì, lasciano il tempo che trovano queste mascherine, sono una coccola, idratano, danno una sensazione momentanea, diciamo, di freschezza, anche se ripeto, io ero un po' rossa, quindi tutta questa freschezza non l'ho proprio più che altro sentita. Però mi piacciono per il prezzo che hanno, continuo a riacquistarle. Poi ho terminato un'acqua micellare. Allora, questo è un brand particolare, un brand francese, biologico, si chiama Fan Etique. Spero che metta a fuoco senza sparaflesciare troppo. Non so se si vedrà. Aspettate che provo a creare un po' più di ombra. Ecco qua, si vede. E è una
un'acqua micellare antibatterica, tonificante con pompelmo. E praticamente questa linea Fanatique francese si suddivide per fasce d'età, quindi ci sono tre linee per le pelli un po' più giovani, un po' più grasse, più problematiche, per le pelli diciamo 20-30 anni, quindi in crescita, e per le pelli più mature. E io avevo acquistato due prodotti su Ecoverde. Avevo preso l'acqua micellare purificante, quindi della linea diciamo quella più giovane, e invece la crema della linea della mia età, quindi dei 30 anni, lì dice 25-35 anni se non sbaglio. Comunque la crema non l'ho ancora utilizzata, non l'ho proprio ancora aperta, nel mobiletto del bagno in attesa, però l'acqua micellare sì. Allora, mi è piaciuta perché è molto delicata, struccava bene, piacevole utilizzare, rinfrescante, purificante, mi è piaciuta, ma non so se la riacquisterei semplicemente per una questione di prezzo, perché 200 ml, se non sbaglio, l'avevo pagata sui 5-6 euro e mi trovo talmente bene con quei boccettoni enormi di acque micellari, anche di Balea o se vogliamo stare su Garnier. Che non ritengo necessario, se non per sfizio, di andare ad acquistare un prodotto più costoso come potrebbe essere questo. Ovviamente questo è biologico, quindi è tutt'altro, però in commercio sicuramente ci sono altri prodotti biologici, con forse un prezzo un pochettino più basso. E quindi per questo credo che questa anche se mi è piaciuta, ecco, non credo di andare ad acquistarla a meno che, ecco, la trovo proprio in super offerta, super sconto, oppure mi gira di prenderla perché mi gira, ecco. E, però buona, buona, assolutamente. Io odio le acque micellari che bruciano sugli occhi, questa non bruciava. Mi è piaciuta, assolutamente sì. Quindi sono adesso molto curiosa di provare poi la crema. La crema anche lì costava sui 5-6 euro, anche quella se non sbaglio, vale un po' di più la pena in quel caso. Quindi vedremo. Poi ho finito anche un tonico, o meglio, un idrolato, l'acqua aromatica di Amamelis di Anthos. Vedete? Mamma mia, sta luce. Ecco qua. Questa qui. Ideale per pelle grassa, astringente. Io non ho la pelle grassa, ho una pelle mista, ma sicuramente in certi periodi dell'anno tende a buttarmi fuori molto lucido o ad avere delle imperfezioni. Quindi comunque mi piace utilizzare anche prodotti un pochettino più astringenti proprio per quel motivo, da alternare ad altri ovviamente. Quindi cerco sempre di bilanciare gli utilizzi nella skincare in modo da non avere tutti i prodotti astringenti, purificanti, seborregolatori e non dare magari invece idratazione, emollienza, nutrimento, ma appunto di bilanciare le due cose in modo da dare tutto quello che serve alla mia pelle. Ovviamente in un periodo in cui è particolarmente grassa, diciamo così, oleosa, tenderò magari ad utilizzare un pochettino più prodotti che agiscono da quel punto di vista, e anche texture più leggere, più fresche, che non vadano ad appesantire troppo, mentre magari nei periodi in cui è messa meglio, oso anche magari con degli oli, con dei prodotti un pochettino più nutrienti, perché comunque mi piace variare e voglio dargli un po' di tutto a questa pelle, voglio che sia soddisfatta e che abbia tutto quello di cui ha bisogno. La Mamelis come ingrediente mi piace molto, non ha un odore, ma questo l'ho riscontrato in realtà in tutte le acque aromatiche di Anthos, particolarmente forte. Cioè anche quella, per esempio, l'arancio, mi ricordo che non mi era piaciuta molto come profumazione, quella alla lavanda invece era super delicata. Mi piace anche il prezzo, perché comunque 200 ml l'avevo pagata sui 3 euro, quindi comunque un buon prezzo ci sta per un prodotto biologico. Quello che mi piace anche delle acque aromatiche o idrolati, a differenza dei tonici, è che sono un po' multiuso, quindi si possono mischiare ad altri prodotti, anche, da usare anche su corpo, capelli, a seconda insomma dell'acqua in sé.
Adesso io la Mamelis, sinceramente, in questo momento non ricordo se fosse utile per altro se non per il viso, quindi io l'ho utilizzata solo sul viso. Mi è capitato di utilizzarla miscelata a una maschera, sempre di Anthos, tra l'altro, a un'argilla verde per crearmi una maschera al posto dell'acqua. Quindi utilizzavo quest'acqua per miscelare, crearmi la mia pastina per farmi la maschera. Ma a parte quello, non l'ho utilizzata in altre maniere, però mi piace, perché mi piace utilizzarla anche magari al mattino, per andare a rimuovere quello strato superficiale, magari di sebo, di impurità che la mia pelle ha buttato fuori durante la notte. In più la trovo molto delicata anche sugli occhi, quindi a differenza dei tonici che messi sugli occhi bruciano, almeno la maggior parte. Le acque aromatiche solitamente sono più delicate e quindi comunque non fanno nulla neanche sugli occhi e quindi sono un pochettino forse più versatili. Io ho provato queste di Anthos e quelle della Saponaria, sempre acquistate su Eccoverde, ed è sicuramente un prodotto che mi piace e che riacquisterò sicuramente. Non so se questa o vorrò provare sicuramente anche altre varianti. Questa però mi è piaciuta, quindi approvata, sì. Poi ho terminato anche un latte detergente, cavolo, dovevo mettervelo prima così andavo in ordine perché ho tutta una serie di prodotti viso che completano praticamente una skincare, perché ho contorno occhi, siero, crema, quindi dovevo andare in ordine, però vabbè. Questo è il latte detergente viso all'olio di argan e alfa idrossiacidi di fiori dell'erboristica, questo qui. Famosino, nel senso che comunque io ne ho sentito parlare molto bene ed è proprio per questo che l'avevo acquistato. Ed è ultra delicato, idratante e rivitalizzante. Mi è piaciuto molto, devo dire, perché effettivamente è molto delicato e allo stesso tempo nutriente, nel senso che lascia comunque la pelle molto morbida, nutrita, non la secca, quindi una bella sensazione dopo l'utilizzo. Io però non sono un amante dei latti detergenti, devo dire la verità, quindi è un prodotto veramente che uso poco, lo uso prevalentemente d'inverno, mentre d'estate magari preferisco formule più leggere, gel, quant'altro. Mi ero trovata però molto bene, anche perché, come indicato dietro, si può utilizzare sul dischetto di cotone proprio per struccarsi. Quindi io cosa facevo? Facevo proprio così, mettevo un po' di prodotto su un dischetto, andavo a passarlo sugli occhi e perfetto proprio per struccare anche gli occhi, molto delicato. Con un altro dischetto lo passavo sul viso e dopodiché andavo con l'acqua a massaggiare bene, a sciacquare bene tutto. E mi è capitato di utilizzarlo anche senza risciacquarlo, perché in realtà si può, anche se sappiamo che non andrebbe fatto, però da brava pigrona come sono, mi è capitato. Scusate se sentite delle voci sotto, ma c'è in casa anche Nicola che è appena rientrato, per cui sta parlando al telefono e potreste sentirlo. Tornando comunque a noi, appunto, dicevo, indicato proprio nell'etichetta che si può utilizzare senza risciacquo sul dischetto di cotone. Oppure, appunto, si può emulsionare sul viso con acqua e risciacquare, quindi classico uso. Devo dire che pur appunto io non amando i latti detergenti, devo dire che questo mi è piaciuto, quindi se mai dovesse venirmi voglia di acquistare un latte detergente, dovessi sentire l'esigenza di avere un latte detergente, sicuramente questo è uno di quelli che terrei in considerazione perché comunque mi è piaciuto. Il prezzo non lo ricordo con precisione, ma io ricordo che l'avevo acquistato in un duo in offerta, mi sembra da Ticotà oppure da Acquasapone, comunque reperibile in questi posti. Appunto aveva un altro prodotto assieme, quindi forse il prezzo era sui 7-8 euro, ma c'erano due prodotti. Non mi ricordo se la crema o se il tonico, perché di questa linea ho crema, tonico, latte detergente e uno scrub viso. Quindi questi quattro prodotti erano entrambi combinati in un duo, ma non ricordo come erano abbinati, ecco. Però sicuramente un prezzo che comunque ci sta. L'erboristica non è un brand biologico, ma ha comunque dei buoni ingredienti, per cui tutto sommato è un prodotto che mi è piaciuto e che potrei sicuramente riacquistare. Poi, tornando appunto agli altri prodottini skincare, abbiamo un contorno occhi, questo qui,
Questo è un contorno occhi biologico del dottor Konopkas, che è una linea che mi sta piacendo tantissimo, di cui ho postato alcune referenze. Io l'ho acquistato sul sito BioVita, ma è rivenduto anche da qualche altra parte. Adesso mi sfugge dove, ma mi sembra su makeup.it sicuramente, anche con prezzi vantaggiosi. Boh, non ricordo. Comunque, io su BioVita e i prezzi comunque sono molto buoni. Questo è l'Anti-Puffiness Eye Gel con camomilla, come si può ben intuire dal disegnino, anche se non so se lo vedrete. Ecco qua. Sono 20 ml di prodotto, quindi di più rispetto ai formati classici dei contorno occhi. Quindi molto conveniente da questo punto di vista, perché il prezzo comunque è basso, si aggira sui 2-3 euro, però appunto per 20 ml, quindi comunque un prodotto low cost, biologico, per cui super consigliato. Che altro dirvi? Era una cremina, un gel leggero, trasparente, molto molto fresco, che effettivamente odorava di camomilla, cioè sapeva proprio, si sentiva il profumo di camomilla, molto delicato, molto lieve, però molto piacevole. Io l'ho utilizzato sia mattina che sera, ma trovo che sia comunque perfetto per la mattina. Non volevo aprire troppi prodotti e mi ero resa conto che avevo dei contorno occhi che erano proprio specificatamente più adatti per il mattino. Quindi questo qui, siccome non volevo aprirne altri, l'ho utilizzato comunque anche la sera. Però secondo me al mattino dà quella carica in più, perché comunque va a sgonfiare le borse, un pochettino illumina, ma appena appena, un bel gel fresco che si asciuga subito, quindi è perfetto anche come base per il make-up. Quindi ritengo che utilizzato al mattino forse sia un pochettino più utile rispetto che la sera, dove magari si va a utilizzare anche consistenze più cremose, più dense, più nutrienti, perché appunto andiamo a dormire, andiamo a nutrire bene la zona del contorno occhi, non abbiamo bisogno di un gel fresco che asciuga subito, che è magari una prerogativa più importante il mattino. Devo dire che mi è piaciuto, assolutamente promosso, non ha un effetto super idratante, cioè io l'ho trovato più rinfrescante e più drenante e come dire levigante, ecco, più che non tanto appunto idratante, però sì, devo dire che sì, mi è comunque piaciuto. E per il prezzo che ha, poi assolutamente consigliato, per cui prodotto promosso e che potrei tranquillamente riacquistare. Poi ho finito per la seconda volta, tra l'altro, un siero di Alverde, quindi sempre prodotto reperibile al DM. Questa è la linea biologica del DM Alverde. Questo siero ve l'ho già fatto vedere in qualche altro video di prodotti finiti, perché è appunto il secondo che acquisto, ed è il secondo appunto che termino. È un siero viso all'argilla, quindi per pelle impure o comunque miste, un po' oleose. Sono 30 ml, costa, non lo so, 2-3 euro, quindi comunque un ottimo prezzo. È una cremina marroncina che effettivamente non ha un buon odore, ricorda particolarmente l'argilla. Però devo dire che a me è piaciuto, cioè come siero riequilibrante è uno tra quelli low cost che mi piace, appunto perché costa poco ma fa il suo dovere, non tira la pelle, non l'asciuga, la idrata comunque, infatti non abbondate, perché io ho trovato che in certi periodi fosse addirittura quasi più nutriente di quello che mi aspettassi. E magari mi svegliamo al mattino un pochettino lucida, oppure non sentivo l'esigenza di mettere la crema, perché addirittura comunque questo mi sembrava proprio nutrire la pelle. Allo stesso tempo però vedevo che la grana era migliorata con l'utilizzo nel tempo, quindi i pori un pochettino più ristretti, le imperfezioni un pochettino più attenuate, i rossori anche. Quindi un ottimo prodotto per un piccolissimo prezzo, e l'ho già acquistato 2 volte, quindi magari adesso provo altro, però sicuramente per averlo acquistato 2 volte vuol dire che mi è piaciuto.
L'unica pecca appunto è l'odore che non mi piace molto, però insomma ci si passa sopra e pazienza, non è una cosa così importante se poi il prodotto in sé è valido. E io comunque l'ho trovato valido. Ripeto, non ha una consistenza così simile a un siero, ma più a una crema, sia come consistenza che come proprio resa sulla pelle. Quindi secondo me è una pelle anche molto molto grassa e che non ha bisogno di chissà quale trattamento, quale nutrimento, quale idratazione, volendo può benissimo utilizzare anche solo questo, una pelle che magari non sopporta troppi prodotti, può usare anche solo questo come unico trattamento e va benissimo. Poi ultimo, cioè ultimo per quanto riguarda questa diciamo skincare completa viso, la crema, questa è sempre di Alverde, quindi la stessa linea biologica, sono 50 ml classici, il tubettino classico. Questa è la linea, quella Beauty Fruit con il lime e la mela verde. Di questa linea io ho provato l'acqua micellare che non mi è piaciuta molto perché bruciava un po' gli occhi. La mousse detergente che invece mi è piaciuta molto, lo scrub peeling viso detergente che sto usando in questo momento e anche quello mi piace, e appunto questa crema che devo dire mi è piaciuta. Mi è piaciuta perché è una crema idratante ma allo stesso tempo opacizzante, levigante anche, fa un po' quell'effetto blurring, non so come dirvi, quindi va un pochettino a riempire le rughettine, i pori dilatati, e quindi perfetta anche come base make-up, potete usarla sia il mattino che la sera, ma appunto il mattino secondo me ci sta perché non rimane troppo appiccicosa, asciuga anche se non è un gel, quindi comunque va massaggiata, va fatta penetrare bene, però dà proprio questa sensazione di pelle più liscia e più morbida su cui poi il fondotinta scorre meglio. Quindi la trovo adatta comunque sia per la sera che per il giorno. È appunto una crema mattificante, quindi dà visibilmente questo effetto opaco alla pelle quando l'applicate. Nutriente perché comunque si sente che idrata, che nutre, che rimpolpa un pochettino la pelle, quindi piacevole da utilizzare, molto piacevole. E un odore molto delicato e molto piacevole anche l'odore, effettivamente si avverte sia il lime che la mela. Mi è caduto. Sia il lime che la mela. E ha lo stesso, insomma, profumo degli altri prodotti della linea ed è appunto una profumazione che a me piace e non mi disturba. Ovviamente se non vi piacciono le fragranze nei prodotti potrebbe darvi fastidio perché si sente. Si sente la mela, si sente anche il lime. Sì, è un bel mix di profumi e a me non disturba, anzi, a me piace quando i prodotti sono leggermente profumati, se ovviamente piace la fragranza. E l'ho finita velocemente, devo dire, perché comunque mi è piaciuta e l'ho sfruttata bene. L'ho usata di più di giorno rispetto che la sera, però ripeto, mi è capitato di utilizzare anche la sera con piacere. E anche questa, piccolo prezzo, per il prezzo che ha, assolutamente consigliata e promossa, per cui io ve la consiglio. Questa mi piace e quando finirò la miriade di creme che ho a disposizione, che sono veramente tante, e la crema è una di quelle cose che consumo più lentamente di tutto, forse. I detergenti e le creme sono la cosa che consumo meno velocemente, anche forse un po' con intorno occhi. Invece le cose che consumo di più sono tonici, acque micellari e sieri viso. E comunque, ecco, quando avrò terminato l'immensa vastità di scorte che ho di creme, questa sicuramente potrebbe essere una di quelle che potrei ricomprare. E quindi ve la consiglio assolutamente. Ovviamente per tipologie di pelle mista barra grassa, ecco. Anche se però è abbastanza comunque nutriente idratante, ecco. Poi che cos'ho? Ah, un altro deodorante mi era sfuggito.
Questo è un altro deodorante di Balea, 24 ore, 0% alluminio. Questo era al, vediamo, guava e bacca di acai. Non so che profumazione sia, e infatti non mi è rimasto particolarmente impresso. Era dolcino, esatto. Buono come tutti, però la differenza tra l'altro tra questo e questo, a parte vabbè, il packaging leggermente diverso, questo qui, che di solito è più sottile, infatti è più piccolo anche, sono 150 ml, non è un deodorante, o meglio, qua c'è scritto proprio deodorante spray, mentre qui dice deodorante spray per il corpo al profumo di guava e di bacca. C'è questa differenza alcune volte nei prodotti, nella scritta, diciamo, dei prodotti, che non so se è puramente una questione di etichetta un po' più dettagliata o se questo effettivamente si può usare su tutto il corpo, mentre l'altro è un deodorante da mettere sotto le ascelle. Poco importa questa differenza, perché io comunque li utilizzo entrambi nella stessa maniera, quindi su tutto il corpo e non solo sulle ascelle. Però ecco, forse questa cosa ve l'ho detta anche in un altro video di questa differenza. E avevo dato per scontato che quando c'era scritto per il corpo fosse per tutto il corpo. Però magari è proprio soltanto una questione di dettaglio nell'etichetta e in realtà sono la stessa identica cosa. Punto di domanda, però a me poco cambia, diciamo. Sicuramente il fatto che mi dica per il corpo, per corpo, mi dà la sicurezza di poterlo spruzzare un po' così. Però in realtà anche le ascelle sono parte del corpo, quindi magari semplicemente ti dice guarda che non lo devi mettere sui piedi. Non lo so, perché ovviamente cioè, non c'è scritto deodorante per i piedi e potrebbe esserlo. Ecco, non lo so se è così o se è come l'avevo intesa io, e cioè che era appunto da poter usare così. Non lo so, comunque questa è un'edizione limitata, era una limited edition, quindi non la troveremo più in negozio a meno che la ripropongano, ma non ci perdiamo niente perché vabbè, non ce ne sono altre di più buone. Questa è andata, finita, usata con piacere. Ciao. Poi, ultimi prodottini. Ah, un altro deodorante. Finalmente l'ho finito questo qua perché non ne potevo più ed è praticamente. È praticamente, vabbè, tra l'altro tutta sbiadita l'etichetta, quindi non si vedrà nulla, ma era dei provenzali. Esatto, ed era deodorante. Cioè, si è cancellato tutto. Comunque era un deodorante Deovapo biologico antiodore con aloe. Lunga durata, delicato, no gas, no alcol, 30% aloe vera bio. È tutto zozzo perché non so come mai perdeva forse un pochettino e quindi col tempo l'etichetta si è appunto tutta sbiaditina. Sono 75 ml, questo io l'avevo acquistato mi sembra in un kit che aveva dentro il gel di aloe vera e insieme il deodorante. E l'avevo pagato pochissimo, mi sembra 3 euro perché era in offerta, mi sembra da OVS se non ricordo male. E non ero tanto interessata al deodorante, ma più che altro al gel di aloe. E il prezzo era talmente basso che comunque metto, ma sì, dai, in più c'entro pure il deodorante, proviamolo. Non sa assolutamente di niente, è inodore. Oddio, un leggero odorino, ma di qualcosa che non vi so definire ce l'ha. Però ecco, non è una cosa profumata come quelli che sono abituata ad utilizzare. E infatti lo utilizzavo in combo. Molto spesso nei periodi quelli un pochettino più afosi, dove si suda un po' di più, mi è capitato di utilizzare questo e poi sopra gli spruzzavo quello di Balea. Bah, non mi ha fatto impazzire, sinceramente. Non l'ho trovato neanche particolarmente efficace, se devo dirvi la verità. Non so se è un problema del fatto che sia biologico, non credo, nel senso che dovrebbe funzionare, però boh. Non lo so, io sono un po' difficile in realtà con i deodoranti. Non mi dava la certezza e la sicurezza di sentirmi protetta tutto il giorno. Ma neanche quello di Balea me lo dà, però quello ha quel twist di profumo
che mi piace. Questo sinceramente non aveva niente che mi piaceva, quindi non ero così invogliata ad utilizzarlo. Infatti non vedevo l'ora di finirlo, finalmente terminato. Non lo riacquisterò, sicuramente non lo riacquisterò. Sicuramente la formula ci sta, è antibatterica, rinfrescante, rispetta il processo fisiologico della sudorazione, va bene, mi sta bene, però non mi ha soddisfatto quanto avrei voluto. Lunga durata, in condizioni favorevoli, dove uno suda poco, sì, ci potrebbe stare. Però boh, d'estate o per una persona che tende a sudare parecchio, secondo me non è così indicato. Mi dispiace un po' perché in realtà vorrei anche trovare un buon deodorante biologico che funzioni seriamente. Questo era forse il primo deodorante biologico che provavo e sinceramente non mi ha entusiasmato. Quindi a meno che... ma no, ma neanche. Anche l'irrogatore non mi piaceva, mi rimaneva sempre tutta l'ascella bagnata. No. Quindi non credo proprio di riacquistarlo neanche in offerta, secondo me. Toh, magari se lo trovo a 1 euro, sono 75 ml. Magari sì, ecco, però deve essere proprio super scontato perché sennò secondo me no. Poi ultimi due prodottini. Allora, ho terminato la colorazione capelli, questa qui, la Direction. Questa era viola lilla, ovviamente finita, quindi non potete vedere il colore all'interno, ma era colorata di viola. Questa in realtà mi è stata regalata da una mia collega perché lei è tornata del suo colore naturale, quindi non faceva più queste colorazioni un po' pazze che facciamo noi e quindi me l'ha data. Era in realtà metà vasettino, quindi l'ho sfruttata essendo viola per andare a togliere l'effetto, diciamo, giallo dalle mie lunghezze, che come vedete adesso sono un colore indefinito che non si capisce che cos'è. Ho il rosa da fare, che ho già fatto un po' di volte, ma ovviamente se n'è andato in un nanosecondo. E questo è come sono loro praticamente naturalmente. Sta venendo via il verdino che non sopportavo, rimangono un pochettino più freddi, fortunatamente, quindi quel simil grigio che magari volevo, ecco, più o meno ci siamo, diciamo così. Non è super colorante, quindi dà proprio un leggero riflesso. Però non vi so dire molto di più perché avendone usata pochina ed avendolo usata appunto su questo strato di capelli non riesco a valutarla benissimo. Però solitamente questa linea, da quello che so, è molto valida. Lei si era trovata molto bene, tant'è che ne aveva diverse confezioni. A me ha dato questa mezza, ma ne ho un'altra praticamente intera ancora da utilizzare, quindi tutto al più poi ne riparleremo. Poi, ultimo prodotto, ma non per importanza, o meglio, vabbè, sì. Si è talmente aggrovigliato che non riesco neanche a farvelo vedere tutto, vabbè, fa niente. È un dentifricio. Questo è un dentifricio nero al carbone, un dentifricio biologico, ed era praticamente un omaggio che mi era arrivato appunto con l'ordine fatto dal sito Biovita, dove avevo ordinato appunto Dottor Konopka's Natura Estonica e mi avevano dato in omaggio, carinissima la ragazza, questo Ecodenta, che è questo dentifricio appunto nero. Allora, diciamo che ho capito di non essere un amante dei dentifrici neri, non tanto perché non mi piace l'effetto, perché effettivamente lui, per essere un prodotto biologico, io ho avuto poche esperienze con dentifrici biologici, però li ho trovati particolarmente delicati, diciamo così, che ci sta, per carità. Però diciamo che mi è piaciuto per effettivamente l'effetto che aveva, anche il sapore non troppo forte, faceva quello che doveva fare un dentifricio. L'unica cosa che non mi è piaciuta è che essendo nero zozzava il bagno in una maniera incredibile. Quindi finché lo uso solo io, che poi sto un pochettino più attenta, vabbè, ma siccome magari lo utilizzava anche Nicola, poi io mi trovavo il bagno, tutto il lavabo, che era una schifezza, perché ovviamente se non lo vai poi a sciacquare e ripulire bene,
le macchioline nere sul coso rimangono e le devi stare a sciacquare, pulire, non c'è niente da fare. Quindi è un po' più sporchevole, diciamo così, rispetto a quelli classici bianchi o in gel, insomma, verdini, che è, perché era nero e quindi, cioè, zozzava da tutte le parti, schizzi neri su specchio e lavabo no, direi proprio di no. Quindi non tanto per il prodotto in sé, che mi è piaciuto molto come effetto, come lavaggio, come sapore, come pasta, come freschezza che lasciava in bocca, come comunque andava a lavorare sui denti e anche a renderli, non dico più bianchi perché no, però comunque dava quella bella sensazione di averli lavati bene, ecco, diciamo così. Però nero, aiuto, il lavandino era sempre un disastro. E infatti ero contenta di averlo finito per questo motivo. E niente, questo è tutto. Ho finito, sì, non ho più niente da farvi vedere. Ho anche finito tutti i prodotti finiti, cioè di solito li accumulo e magari a volte faccio il video e non riesco a farveli vedere tutti e altri magari li lascio da parte per farveli vedere più avanti perché sennò il video diventa lunghissimo. In questo caso sì, è stato magari abbastanza lungo, ma io ho terminato, cioè il sacchetto ora è vuoto e non mi è mai successo. Quindi sono molto contenta e tornerò presto a riempirlo di tutti gli altri nuovi prodotti finiti da poi farvi vedere. Per il momento è tutto, io vi saluto, spero di avervi tenuto un po' di compagnia. Se avete provato alcuni di questi prodotti o ce ne sono altri che volete consigliarmi, se volete dirmi come vi siete trovati voi, eccetera, eccetera, sapete che sono sempre qui, mi fa piacere ricevere i vostri commenti. E nulla, io vi saluto, vi mando un bacione e al prossimo video. Ciao ciao!